Luna, non sai che mi è successo oggi? Ti devo troppo raccontare. Luna, ma ci sei? Polizia! Bruno! Bruno! Linda, ancora tu! Bruno! Come devo dirtelo che non ti voglio più vedere! È stolti! No, non fare così, ti prego! Io voglio vederti, io ti amo! Ami, ma tu sei una povera pazza! Io sono sposato! Amo mia moglie! Non mi sembravi così innamorato di lei l'altro giorno quando mi baciavi appassionatamente e mi toccavi nel suo ufficio! Ascoltami bene, Linda, ci conosciamo da tanti anni. Sei cliente della banca dove lavoro, ok? Sei sposata, hai 3 figli. L'altro giorno sei entrata in ufficio da me, ti sei buttata addosso. Io sono un uomo, che cosa dovevo fare? Poi è entrata la segretaria, ci ha visto, vuoi che divento lo zimbello di tutti? No. Non ti voglio più vedere, se lo viene a sapere mia moglie. Torna dalla tua famiglia, vattene. Guardate, ci mancava pure stamattina. Già mia moglie è convinta che la tradisco, poi arriva questo a mettersi in mezzo. Che giornata. Mi scusi, sono Marco Veraldi, sto cercando l'ufficio dell'ispettrice Tassi. Accompagno nel suo ufficio. Grazie. Le presento il magistrato Stefano De Marchis, che è seduto accanto a me. Buongiorno, signor Veraldi. Buongiorno. Mi fornisca le sue generalità. Marco Veraldi. Scusi, posso prima sapere il motivo per cui io sono stato contattato? Perché la signorina Luna Perfetti, la sera del 21 ottobre, è stata assassinata nella sua casa. L'ha trovata un'amica che viveva con lei. È morta. Beva! Beva! Si sente bene? Si sente bene? No, io lavoro quando mi va. I miei hanno un negozio di alimentari. Non sopporto mia madre, sai. Preferisce mio fratello da me. E poi invece Barbara è la cocca di papà. Per me non esisto proprio. Sai, vivo ormai da 3 anni a casa da solo, per conto mio. Te invece? Che mi racconti? Io sono di Milano. E mio padre ha abbandonato me e mia madre quando ero piccola. E mia madre adesso è in carcere. Ha rapinato un supermercato e ha sparato a un poliziotto. Non è morto. Mi sono trasferita a Roma e per mantenermi mi sono dovuta costituire. Poi ho incontrato Demetrio, che mi ha tolto dalla strada, mi ha dato la casa in cui vivo ora. Mi ha addirittura dato lavoro come cameriera in un ristorante di via Nazionale. Che rapporti hai con questo Demetrio? Sono la sua amante. Pensa che è sposato con 2 figli. Pensavi che la casa me la desse gratis? Che ti importa? Guarda. È sorta la luna.
Oggi è solo uno specchio. Sembra una faccina che sorride. Sai, ci penso spesso al sorriso tuo. Mi piace così tanto che ho addirittura comprato una luna di cristallo su una base di marmo e adesso che ho una casa l'ho messa in bella busta sala da pranzo. Signor Veraldi, vuol bere ancora? Si sente bene? Sto bene, sto bene. Com'è successo? Dall'autopsia risulta che è morta per un colpo ricevuto sulla tempia. È stata colpita con una base di marmo, di un oggetto con una luna di cristallo. È morta subito, in seguito a un'emorragia cerebrale. Come siete arrivati a me? Abbiamo trovato un foglietto nel comodino della vittima con il suo numero di telefono. Che cosa ha da dirmi? E in che rapporto eravate? Lei era da molto tempo che la conosceva? No, circa un mese. E come vi siete conosciuti? In discoteca. E in che rapporto eravate? Siamo andati a letto assieme. E da quanto durava? Da quando ci siamo conosciuti. Siamo finiti subito a letto assieme, ecco. È una storia di sesso, era. Basta, solo quello. Però io mi ci stavo affezionando a Luna, nonostante tutto. Nonostante cosa? Nonostante fosse l'amante di Demetrio Ferri, il proprietario della casa in cui abito. Dov'era lei la sera del 21 ottobre, signor Verano? Ero a casa da solo. C'è qualcuno che l'ha vista? Che può testimoniarlo? No, nessun alibi. Grazie, signor Veraldi. Signor Veraldi, si tenga a disposizione e non lasci la città. Faremo chiamare il proprietario dell'appartamento al più presto per interrogarlo. Va bene. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Sono Demetrio Ferri, cerco l'ufficio dell'ispettrice Tassi. Prego, accompagno nel suo ufficio. Buongiorno, ispettrice. Buongiorno, le presento il magistrato Stefano De Marchis, seduto accanto a me. Prego, si accomodi. Buongiorno, signor Ferri. Dunque, lei è il proprietario di casa di Luna Perfetti? Sì, perché me lo chiede? Perché la signorina Luna Perfetti è stata assassinata nella sua casa la sera del 21 ottobre. Lo sapeva? Cosa? Ma non è possibile. Io non ne sapevo nulla. È terribile. Povera ragazza. E in che rapporti era con la vittima? Eravamo amanti. L'ho tolta dalla strada e ho anche trovato lavoro come cameriera in un ristorante di un amico mio. Abitava in uno dei miei appartamenti e lì ci vedevamo ogni tanto. Lo sapeva che frequentava un ragazzo? Marco Veraldi? Certo. Una volta è venuto a casa di Luna, ci ha sorpresi insieme, ha fatto una scenata e se n'è andato. È disposto a mettere per iscritto quanto ha affermato sino ad ora? Sì. Bene, allora procediamo con il verbale. Dov'era lei la sera del delitto, il 21 ottobre? A casa, con mia moglie. E sua moglie può confermarlo? Sì. Sua moglie è al corrente della sua relazione con la vittima? Lei è una donna di mondo. Signor Ferri, per il momento è tutto. Si tenga a disposizione. La chiameremo ancora. Le indagini sono solo all'inizio. E non lasci la città senza comunicarci. D'accordo, ispettrice. Devo trovarmi un'altra amante, bella e giovane. Linda, hai saputo che Marco subirà un processo? No, non lo so, che ha fatto? Frequentava una ragazza che è stata uccisa e la polizia sta indagando. Sospettano di lui, c'è il movente della gelosia, c'è una testimonianza e lui non ha un alibi per quella sera. Ma che sei impazzito? E chi te l'avrebbe detto? Sarà una delle tue solite cretinate. Me l'ha detto Barbara, nostra figlia. L'ha chiamata Marco stamattina per dirle che ha ricevuto una comunicazione giudiziaria con la notifica del processo.
Te li ricordi Marco e Barbara, i nostri figli, oltre a Luca naturalmente? Già, ma come potresti? Che ti importa? Sei tutta tesa da te stessa, da quel bell'imbusto della banca a cui corri dietro. Credi che non lo sappia, lo sanno tutti, sei lo zimbello del quartiere. Eh no, stavolta devi affrontare la realtà. Nostro figlio è sospettato di omicidio e subirà un processo. E la colpa è la tua, sei tu la colpevole. Brutto vecchio alcolizzato, vattene, capito? Io non ti voglio più vedere. Prendi i tuoi quattro stracci e vattene. Sei una poveraccia. Magni, si ricorda di me? Certo, sei stata fidanzata con mio figlio, ma che vuoi? Ho saputo di Marco. Io sono una giornalista che si occupa di fatti di cronaca del quartiere. Possiamo parlare? Posso offrirle un caffè? No, guarda, io devo andare ad aprire il negozio. Le ruberò pochissimo tempo, 5 minuti. Va bene. Buongiorno. Prendete qualcosa? 2 caffè, grazie. Ve li porto subito. Allora, che c'è? Voglio aiutare Marco. Ce l'avete un buon avvocato? No. Io ne conosco uno molto bravo. Se vuole, possiamo andarci a parlare insieme. Lei ricorda come Marco aveva conosciuto questa ragazza? No, guarda, io non so niente. Mio marito ieri mi ha detto che Marco subirà un processo. L'unica persona di famiglia che può aiutarti è mia figlia Barbara, ma parla solo con lei. Ci andrò a parlare. Voglio dare una mano nelle indagini e fare tutto il possibile. Conosco Marco, non può essere stato lui. E se invece fosse stato lui? Lei è sua madre e dubita di suo figlio. Lo ritiene colpevole e non sa nulla di lui. Ma che razza di madre è? Già, che madre sono. Aspetta Sabrina, aspetta, chiama il tuo avvocato. Non sono una buona madre, hai ragione, ma io voglio aiutare mio figlio. Va bene, chiamerò l'avvocato e andremo a parlarci insieme. Le farò sapere, arrivederci. Chi è? Marco, ciao, sono mamma. Che cosa vuoi? Ti prego, fammi entrare, ti volevo parlare. Che cosa volevi dire? Marco, volevo chiederti scusa, ho sbagliato. Io credo nella tua innocenza e collaboro con Sabrina che mi informa di tutte le indagini che fanno l'avvocato e la polizia. Chiara, queste cose già le so, non serve che tu me le ridi. Sì, ma io ti devo parlare di tuo fratello. Ah, sai che novità. No, lui non è il ragazzo che credevo. Non è il figlio perfetto che credevo di avere. Ho fatto sempre parzialità con te. Lui non è migliore di te, anzi è peggiore. La colpa è stata mia sicuramente. L'ho viziato troppo, gli ho dato troppo. Lui prende e basta, non si è sudato nulla. Il risultato è questo. Sì, ho capito, ma cosa vuol dire? Vuol dire... Che cosa vuol dire, mamma? Vuol dire che la polizia ha scoperto che tuo fratello ha avuto una relazione con Luna. Non tu mai! Grazie amore, grazie, che volevo dirtelo subito, ma perdonami ti prego. Dai però, lasciami in pace. Va bene.